Cari amici, è Halloween. È periodo di paura e terrore. E oggi noi presenteremo un gioco che è ambientato nello spazio. Dico una cosa, armatevi soprattutto di una torcia, gente, se volete illuminare l'oscurità. Come primo episodio per la rubrica degli giochi di Halloween, vediamo come primo episodio un titolo che è stato rilasciato nel mondo del computer nell'anno 2008. Sarebbe Dead Space. Per prima cosa dobbiamo cominciare dalla storia, e qui è molto affascinante. La storia è ambientata in una sorta di lontano futuro, non viene specificato l'anno, in cui i terrestri sono riusciti a colonizzare alcuni pianeti e a sfruttarli per le risorse minerarie. Noi impersoniamo Isaac Clarke, una sorta di ingegnere minerario, che si trova in un'astronave infestata da creature ostili, che si chiamano necromorfi. Sono creature aliene terribili, molto resistenti ai colpi inferti, a meno che non si mutilino. E vi garantisco che la storia è piena di colpi di scena, degni di un film di fantascienza stile Alien o Predator, e qui una cosa molto importante è la paura. Non mancherà mai. Ma prima di parlare della storia, che ormai ve ne ho già parlato abbastanza, diamo un po' un'occhiata al gioco in sé e vediamo per prima la grafica. Graficamente com'è? Non è niente male. Utilizza un motore grafico tridimensionale che viene dal videogame del Padrino 2. Abbiamo ambientazioni che sono ben realizzate, molto dettagliate, e sono più spettacolari e più dettagliate di quelle dei Doom 3. E anche per quanto riguarda i personaggi, sono tutti ben distinti l'uno dall'altro, sono pieni di poligoni, hanno degli ottimi movimenti, gli effetti di luce e ombra in generale in tutto il gioco sono perfetti, e questo gioco fortunatamente non rallenta nella versione per computer, a meno che non abbiate un computer abbastanza potente. Anche sul lato del sonoro hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo effetti sonori perfetti per questa atmosfera horror, tutti ben studiati, che se avete un impianto Dolby Surround collegato al computer vi dà la sensazione di essere immersi in una sorta di realtà virtuale. E anche il doppiaggio in lingua italiana è stato fatto abbastanza bene. Se non lo sapete, a doppiare uno dei protagonisti c'è anche Dario Argento, famoso regista dei film horror degli anni 80. E invece per quanto riguarda le musiche, non ce ne sono molte durante l'azione di gioco, ma vi garantisco che le poche presenti sono perfette per ogni situazione, non annoiano e vi piacerà ascoltarle con grande piacere. Quindi, un sonoro molto coinvolgente. Invece, adesso diamo un po' un'occhiata al lato più importante del gioco, la giocabilità. Cos'è Dead Space? È una sorta di sparatutto in terza persona, non in prima persona. Come vi ho già spiegato, noi siamo Isaac Clarke e dobbiamo girare all'interno di una grossa stazione spaziale e altre varie ambientazioni e uccidere le creature necromorfe, che sono terribili alieni che bisogna proprio mutilargli la testa o gli arti, altrimenti loro cadranno a terra semplicemente come feriti e si possono rigenerare. Quindi
difficoltà e divertimento assicurati. La cosa molto fondamentale è che non è un gioco che ha proprio la caratteristica tunnel, cioè partiamo all'inizio del livello e arriviamo alla fine del livello senza provare a esplorare, invece no. Qui invece c'è anche la possibilità di esplorare gli ambienti di gioco, acquistare in appositi distributori diversi tipi di armi, che possono essere di diverso tipo. Possono esserci anche dei power-up chiamati nodi energetici. Possiamo anche addirittura potenziare il nostro equipaggiamento tramite le apposite stazioni che sono presenti. Oltre alle comunissime armi abbiamo anche addirittura il modulo cinetico, che ha il potere di attrarre, lanciare o spostare oggetti a distanza. Una cosa molto interessante che era già presente in Doom 3 Resurrection of Evil. Ma questa è un'altra storia, gente. Cosa molto importante è che questo gioco non ha una interfaccia grafica. Tutte le informazioni sono presentate all'interno del contesto con ologrammi. Quindi, questo gioco potrebbe piacervi o non piacervi. Ah, una cosa molto importante è che ci sono alcune situazioni in cui si gioca a gravità zero. Un pochettino come nel gioco Prey. Solo che qui dovete sfruttare bene gli svantaggi a vostro vantaggio. Quindi, tanti auguri, gente! La difficoltà è anche abbastanza elevata e anche la longevità è assicurata. Certo non è lunghissimo come un'avventura grafica, ma è lungo nella media. Questo gioco è stato criticato come un gioco molto bello e divertente, tra i migliori dell'anno 2005, però è stato anche abbastanza censurato, non in Italia, ma in Germania, Cina e Giappone. Quindi non compratelo nella versione estere. Se volete provarlo su un computer, dovete avere un computer che sia abbastanza potente se volete vedere gli effetti al massimo. Dovete avere Windows XP Service Pack 2, Windows Vista o Windows 7, processore da 2.5 GHz, poi RAM da 1 GB o 2 GB se volete, lettore di CD DVD a 8 velocità, spazio libero su disco di almeno 8 GB, scheda grafica da 256 MB, Shadow Model 3, obbligatorio, poi scheda audio compatibile con le DirectX 9C. Dopo questo primo capitolo verranno rilasciati altri due seguiti che... no, non vi voglio dire niente, è un'altra storia. Se non l'avete voluto per PC potete prenderlo per PlayStation 3 o Xbox 360. Con questo è tutto, vi aspetto alla prossima, gente. Ciao!